Parlando della pelle, automaticamente io parlo dell'uomo. Però ne parlo senza dare alcuna identità culturale, di genere, di status. Cioè parlo dell'uomo. Punto. In realtà mi sono accorto che questa pelle così ravvicinata poteva identificare un soggetto, ossia era possibile, facendo una mappatura del corpo del soggetto, ottenere un ritratto. Riusciamo successivamente a scrivere delle parole. E di qui è partito il meccanismo di voler scrivere con la pelle, cioè di rendere parlante un apparato che normalmente è silente con la pelle. Che poi può essere utilizzato per ottenere delle lettere, per scrivere quindi queste lettere, una parola, una frase che identifichi il soggetto. Quindi di ottenere un ritratto dove queste due soluzioni vadano a sovrapporsi. Di nuovo, perché utilizzare la pelle? La pelle è l'unico tessuto del corpo che deriva dallo stesso tessuto da cui deriva il cervello. Cioè cervello e pelle derivano dallo stesso tessuto. A differenza di tutti gli altri organi, di conseguenza ci deve essere una correlazione tra i due.